Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy e benvenuti nel secondo video dedicato alla 2080 Ti versione Zotac Amp che abbiamo unboxato qualche tempo fa nel video che trovate qui in alto nelle schede o qui o di lì. Versioni di 2080 Ti abbiamo già parlato in passato con tante altre personalizzazioni che abbiamo trattato appunto per video differenti, quindi la scheda in sé la conoscete già, abbiamo anche trattato la Founders Edition quando le abbiamo avute qui a casa, quindi conoscete già la scheda nelle sue specifiche tecniche principali, quindi non stiamo qui a elencarvi tutte le quantità di CUDA core, RT core, MICA core, eccetera eccetera, le sapete, e se non le sapete andate a recuperare i vecchi video. Ma prima ringraziamo VG Informatica che ci ha lasciato provare questa scheda e recensirla. Vi lasciamo il link qua sotto in descrizione dove potete andare e acquistarla. Ovviamente questo è, come detto, il secondo video dedicato alla scheda, ma ce ne sarà un terzo che sarà un po' più specifico e anche un po' più divertente, diciamo, esatto, legato alle nuove tecnologie Nvidia. Come avete visto anche appunto dal video unboxing, che è stato il primo dedicato a questa scheda, Zotac ha revisionato un pochettino il design del dissipatore, che alla fine è l'unica cosa personalizzata rispetto alla scheda Founders Edition in versione, diciamo, stock di Nvidia, con uno stile un po' più pulito rispetto alle personalizzazioni a cui eravamo abituate per le vecchie generazioni di GTX. Sì, sulle serie 1000 era un po' tra Maria portami via, qua siamo un po' più classici con un dissipatore imponente, un dissipatore veramente imponente che supera quella che è la lunghezza del PCB, ma che poi, come vedremo, darà un sacco di soddisfazioni. In particolare la scheda misura 31 cm, quindi anche qui ovviamente la nota a margine è sempre la stessa. Se state puntando a una scheda del genere e volete questa versione, assicuratevi che ci stia prima nel case, ma questo lo sapete benissimo tutti, altrimenti non comprate le schede. E occupa 3 slot, non per intero, però alla fine quello che vi va a occupare all'interno del case sono effettivamente 3 slot PCI Express. Abbiamo una dotazione di porte, che è quella standard rispetto alla 2080 Ti Founders Edition, compresa l'USB-C, che nel 2060 si sono messi a tagliarle per risparmiare. Qua se risparmiano, ovviamente, si va a casa a prenderli, quelli di Zotac, che chiunque sia. Ovviamente. Allora, questo mostro dissipatore ha 5 heat pipe che attraversano ovviamente tutta la struttura lamellare, ma oltre a questo e al backplate, che è comunque già una piastra metallica anche in questo caso che aiuta in tutto il processo di raffreddamento, abbiamo anche un elemento aggiuntivo che normalmente non si trova su tutte le schede. C'è una specie di front plate che va a dissipare i VRM e anche il resto della circuiteria, tranne appunto le memorie e il chip della scheda, GPU. E ovviamente conferisce ulteriore rigidità alla scheda, perché come avete visto appunto il dissipatore è bello grosso, quindi la scheda aumenta di peso per forza di cose. È compresso tra due pezzi di metallo. Esatto, quindi aumenta la rigidità e quindi anche la stabilità della scheda in sé per sé. E parlando di valore aggiunto, questo dissipatore è proprio l'unica cosa che pagate in più sostanzialmente rispetto a una Founders Edition, perché per quanto riguarda le specifiche tecniche non cambia praticamente niente, né per quanto riguarda le frequenze della GPU, se non una trentina di MHz in più in boost, né per quanto riguarda le frequenze ovviamente delle RAM nella quantità di VRAM. La scheda come PCB, come circuito stampato, è la medesima rispetto alla Founders Edition, quindi non abbiamo un custom PCB su questa scheda, ma solamente un dissipatore custom. Passiamo un po' alla ciccia però, perché ovviamente l'abbiamo messa alla prova, non su tutti i banchetti che vi abbiamo detto nei video scorsi, che abbiamo anche perché non li abbiamo ancora fatti. Esatto, anche perché non li abbiamo ancora fatti tutti, ma su una configurazione in particolare. Quindi in questo caso la configurazione di prova era quella con l'i7-9700K, quella nuova fresca, in cui abbiamo potuto mettere alla prova, anche se purtroppo non in confronto con tante altre schede, perché non ne abbiamo ancora testate tante su questo banchetto, quindi i risultati non sono paragonabili al 100%, però questi sono un po' i risultati che abbiamo ritrovato. Allora, come potete vedere, abbiamo testato ovviamente in Quad HD e in 4K le Oggi non ce la faccio. Ovviamente l'abbiamo testato in Quad HD e in 4K, che sono le risoluzioni di competenza di questa scheda, perché il Full HD
No. No, decisamente no. E come state vedendo un po' dai test che vi stiamo lasciando a schermo, nelle determinate risoluzioni siamo più o meno in linea con i risultati che abbiamo già ritrovato con queste schede con altre personalizzazioni o nella versione Founders, ovvero siamo lì lì attaccati ai 60 fps in 4K in quasi tutti i titoli, o comunque riusciamo a superarli o poco meno in test cagne come quello di Assassin's Creed Odyssey, e per il Quad HD ovviamente strabenissimo in tutti i titoli. Esatto, questa è una scheda per maxare il Quad HD a 144 fps. Quindi proprio a dettagli massimi. Il 4K è maxato a 60 fps, con qualche gioco di dettaglio si può giocare tranquillamente anche sopra. Registriamo che nel nuovo test di Port Royal, visto che comunque è uscito da poco, in 20 giorni, abbiamo registrato personalmente il nuovo record, cioè 7337 punti, che sono un bel po' di più rispetto alla 2060. Sono quasi il doppio, a dire il vero. Esatto. Quasi il doppio rispetto alla 2060, sì. Anche se, visto che abbiamo parlato delle differenze con la Founders Edition e abbiamo già assodato il fatto che non ce ne sono più di tanto, la cosa che più ci è rimasta, diciamo, impressa, che più ci ha stupito di questa scheda, sono proprio le temperature che riesce a mantenere sotto test, sotto sforzo, anche sotto dei test che normalmente non sono canonici per un PC da gioco. Esatto, e qua bisogna aprire una parentesi. Però questa scheda me la sono portata a casa per qualche giorno, perché lui prima non aveva aggiornato quel nuovo i7, per cui l'ho avuta prima io, e le temperature le abbiamo potute provare sia su interno di un PC, dentro un box dove ce l'ho io, cioè l'oculo. Un loculo con dentro il case, che è un NZXT H440, quindi non stiamo parlando proprio della freschezza per eccellenza, e poi su una normale bench test. E qua i risultati sono spettacolari. Noi quando proviamo i giochi praticamente abbiamo un'escalation, proviamo tutti i giochi, facciamo i test 3D Mark classici e poi arriva il mitico Full Mark. Dopo tutta la trafila di test fatti prima, quindi già la scheda non è che sia proprio un mostro di freschezza. Esatto, per cui arriva subito a scheggia il Full Mark di 20 minuti. Dopo 20 minuti del Full Mark registriamo la temperatura che è arrivata. Quella temperatura, o le temperature che abbiamo registrato, capiamo quella che è la massima temperatura, perché più di così, sinceramente, dopo due ore e mezza di test più il Full Mark, diciamo che peggio di così non può andare. Per cui l'idea per cui vi diciamo queste cose è proprio per darvi un'idea di quello che è il valore massimo che può raggiungere questa scheda, ma non in una situazione normale, in una situazione estrema. Esatto, e questa scheda è arrivata massimo a 58 gradi. Che se avete visto un po' di video sull'RTX di quelli che abbiamo fatto nei mesi scorsi, capirete che è una temperatura abbastanza sorprendente per noi su una 2080 Ti. Tra l'altro c'è un video di WhatsApp che ho mandato a lui, dove praticamente ci sono io che dopo 20 minuti Full Mark sono con la faccia così, dopo che gli mando il video di temperatura della scheda, perché sinceramente 58 gradi sono 12 in meno della 2060. Allora, la rumorosità, e anche qui ci stiamo attrezzando e vogliamo attrezzarci per fare un test più veritiero e più giusto possibile, perché qua è veramente difficile. È difficile da trattare. In questo momento vi dovete fidare di quello che diciamo noi e della maggior parte dei recensori, delle impressioni che hanno orecchio e della situazione in cui si trovano, perché è difficile comparare diversi tipi di situazioni, avere la stessa condizione in cui si può avere una rumorosità paragonabile alle altre. Però non sono rumorose. Non sono quelle della Founders, ma non sono neanche dei Jumbo Jet, per cui si collocano in mezzo. Ma le migliori sorprese arrivano dall'overclock. Allora, sì, perché se avete un po' in mente quelli che sono stati i nostri video e le nostre prove sull'RTX in passato, in questi mesi, non abbiamo avuto grandi soddisfazioni dall'overclock. In questo caso siamo riusciti a spingere il core della GPU in questione a 155 MHz in più, mentre le memorie a 1200 MHz in più. E oltretutto vi ricordo che questa non è una scheda che ci ha inviato il produttore, ma è una scheda che ci ha inviato un distributore, per cui una scheda che è potenzialmente acquistabile da tutti, non selezionata, no. In questo caso, con questi boost che siamo riusciti a impostare e mantenere stabili ovviamente nei nostri test che abbiamo rifatto rispetto a quelli fatti con frequenze stock, abbiamo ottenuto performance maggiorate fino a un massimo di 8,5% in più in alcuni test addirittura. Quindi che è un risultato
pazzesco se ci pensate. Questo potrebbe garantire, per quanto riguarda le risoluzioni in questione per una scheda del genere, i 60 fps in 4K ad esempio, o un raggiungimento magari di un frame rate più alto e ancora più stabile in Quad HD per un gioco che magari non è così stabile come gli altri. Oddio, in Quad HD... È difficile, perché già di base ha delle prestazioni della Madonna in Quad HD, però più per il 4K forse. Per cui sotto questo punto di vista siamo assolutamente soddisfatti. Ma ora arriviamo alle conclusioni. Le conclusioni sono sempre un po' difficili quando si parla di hardware di fascia estrema, perché laddove in una recensione normale quei 100-200 euro ti fanno tutta la differenza dell'universo, perché se una 2060 costasse 550 euro e non 400-450 o 350, magari spari un paio di madonne in più. In questo caso, parlando di una scheda che in questo momento nel link che trovate qua sotto in descrizione costa 1475 euro, questa logica perde completamente di significato, magari non completamente, però quasi. Perché questo non è un video se consigliare o non consigliare la 2080 Ti. Abbiamo già fatto tanti video vecchi sulla 2080 Ti, sui prezzi aumentati di Nvidia e su tutte queste cose qua. Per cui questo è un video se voi volete acquistare una 2080 Ti o comunque siete interessati all'acquisto o a vedere come va o come gira la 2080 Ti. Ragazzi, i prezzi sono questi, cioè sono alti, altissimi. Per cui qua parlare di una differenza di 100-200 euro inizia a diventare relativa, perché uno che si fa un PC del genere, nel momento in cui spendo 3.000 euro, spendane o 2.800 o 3.100, non credo di cambiare la vita. Sicuro non ti uccide. Il punto è la personalizzazione. Stiamo chiaramente parlando di differenze tra personalizzazioni, perché se volete puntare a una 2080 Ti, in questo momento le personalizzazioni più belle rispetto a questa costano un centinaio di euro in più. Quindi la Strix sullo stesso sito di Vigio Informatica costa un centinaio di euro in più ed è migliore. O la Lightning, che costa 200 euro in più però. La Lightning però, ragazzi, c'è proprio una cosa di... over the top. Cioè, ma anche inutilissima, perché veramente o la mettete sotto azoto o veramente risulta davvero difficile consigliare una scheda di questo tipo. Puoi anche bulleggiare con i tuoi amici per dire c'ho la Lightning. Puoi farlo. Tu lo faresti. Puoi farti... assolutamente, assolutamente. Ma la Lightning mi è sempre piaciuta. Voglio una Lightning dai tempi della 680. Io ho comprato la 670 MSI Power Edition OC, volevo la Lightning 680, non l'ho presa perché costava troppo. Da lì non ho mai avuto la Lightning, ho sempre rosicato per averla. Il succo della questione è che questa scheda ve la consigliamo perché abbiamo avuto delle esperienze fondamentalmente buone e positive, sia per quanto riguarda le temperature che per quanto riguarda l'overclock, ma anche le prestazioni in generale, vi abbiamo detto, sono più o meno... esatto, quindi sono più o meno in linea con le altre che abbiamo anche provato. Il punto è che ci sono personalizzazioni migliori per un esborso di soldi che per questa cifra, per questa fascia di prezzo, non è proibitivo. Quindi piuttosto... Cioè alla fine meno del 10% in più. Per cui, cioè, e ti prendi la Strix. 200 euro ti prendi la Lightning. Poi tu dici, non te ne fai niente. Sì, però tanto ho speso comunque 1.500 la migliore sul mercato. Esatto. Cioè il concetto è quello. È un concetto che normalmente se... per la 2060 facessimo questo concetto saremmo da buttare giù dal balcone. Chiaro, non ne capiremo niente. Esatto, cioè il concetto che non ha senso questo concetto che stiamo dicendo. Però quando hai questo budget, quando sai già che vuoi comprarti un 2080 Ti, quindi stiamo parlando dello 0,3% di voi utenti detto da Steam, non detto da... 0,3% detto da Steam, noi stiamo parlando con nessuno praticamente. Esatto. È un concetto che può aver senso per quello 0,3%. Per tutti gli altri valgono gli altri concetti: la 2080 Ti è troppo costosa, la 2080 Ti è esagerata, in più quelle custom lì non servono a niente per gli altri. Per quello 0,3% che è poi l'interessato a questa recensione più di tutti, è un discorso che può aver senso. Ma veramente... Che bello fare i video per lo 0,3%. Un giro degli utenti al mondo. Dati di Steam. Quindi per chiudere un po' queste conclusioni vi lasciamo qua sotto in descrizione sia la Zotac, perché può anche essere che vi piaccia la personalizzazione Zotac che vogliate quella a tutti i costi, sia la Strix. Esatto, quindi trovate tutto qua sotto in descrizione. Ma voi come al solito fateci sapere se vi piace questa scheda video, se l'avete già comprata, se la comprerete, se avete comprato un'altra RTX e quale state usando in questo momento. Fateci sapere che cosa ne pensate del canale, iscrivetevi, attivate la campanella, iscrivetevi a Instagram. Vuoi dire qualcosa anche tu? Niente ragazzi, prossimo video.